Maria Luisa Jacobelli avrebbe confessato il flirt con Francesco Totti e lui, dopo che la notizia è esplosa, ha preso una decisione improvvisa. Il presunto tradimento ai danni di Noemi Bocchi ha scatenato i commenti sulla pagina Instagram dell'ex pupone. Si legge: a Totti, ma se sei un traditore seriale, stai da solo invece che prendere in giro chi ti sta insieme che poi ti sgamano sempre, non sei nemmeno tanto furbo. E ancora, campione infinito sul campo da calcio, ma a questo punto l'idea che sia stata Ilary Blasi quella onesta nella storia forse è vera. Pure l'altra volta Totti era sembrato un pesce fuor d'acqua quando era uscita la notizia, stavolta mi pare abbia reagito alla stessa maniera. Con Noemi Bocchi la relazione va avanti da 3 anni. Francesco Totti e Noemi Bocchi a Miami dopo le voci di tradimento. Ieri lei ha tolto numerose foto dai social con l'ex capitano della Roma. Oggi Totti ha deciso di partire con la stessa Bocchi direzione Miami, dove parteciperà a un torneo di padel. Senza figli o amici, solo loro due. Un tentativo per riconquistarla e farsi perdonare? Staremo a vedere cosa succederà. Di una serie di tradimenti di Totti aveva parlato anche Fabrizio Corona, tra cui quello del 2005 con Flavia Vento. È una storia che dura da 20 anni e su cui si sono dette tante cose. Aveva detto Flavia Vento: ho conosciuto Francesco Totti a casa di Valentino nel 2001. Gli ho portato fortuna perché poi la Roma ha vinto lo scudetto. Andavo tutte le domeniche allo stadio. Ho un bellissimo ricordo di quel periodo. Ci fu un flirt nel 2001, un flirt breve, ammette la showgirl. Ogni volta che parlo di questa storia mi sento un po' così. Ora che si sono lasciati posso parlare più liberamente, ma per 20 anni sono stata molto riservata. Sono stata accusata di essere una sfasciafamiglie, ho sofferto e patito. Totti conclude: non è stato corretto con me. Lo metterei nel girone dantesco del purgatorio.